terze A, B, C, Serra Leone, si sono impegnati in un lavoro realizzato come progetto di istituto, un progetto che riguarda la sicurezza sulla strada, e abbiamo preso in considerazione la strada per via terra, per via mare e per via aereo, per cui prima di cosa abbiamo fatto un lavoro di equilibrio, diciamo. Il team docente si è impegnato in modo collettivo, collegiale, e non facendo una separazione di materie didattiche. Abbiamo fatto un lavoro interdisciplinare. I bambini sono stati impegnati nell'arco dell'anno, cominciando con più esattezza da dopo Natale in poi, a realizzare cartelloni, plastici, i mezzi di trasporto con materiali di facile consumanza, materiale da buttare come cartoni, materiale riciclabile. È stato realizzato l'ambiente prima di ogni cosa per raffigurare il traffico per via terrestre, quindi la ferrovia, le macchine, poi il traffico, l'autostrada, il traffico per via mare e il traffico aereo, realizzato in pratica come sempre utilizzando materiali di facile consumo, e a questo però è stato rapportato che cosa? L'educazione alla sicurezza, come bisogna comportarsi sulle strade. Il progetto è stato portato avanti in questo modo, si è cominciato prima parlando in italiano, si è partito da un testo scritto per raccontare un incidente avvenuto realmente, perché avvengono gli incidenti, e quindi è stato raccontato, preso un amico, e con un testo di cronaca, avvenuto però nell'ambito del paese. Dopodiché si è passato a considerare la frequenza degli incidenti, il pericolo e quindi il comportamento. Allora abbiamo portato i bambini per le strade del paese a farli osservare direttamente sia le strade sia la segnaletica, che rappresenta il mezzo più importante per dare ai bambini la possibilità di regolarsi sia stando a piedi che camminando con i mezzi da questa parte. E niente, hanno individuato le indicazioni, i cartelli stradali, quindi per camminare per le strade, per il cibo, per il mare, bisogna seguire delle indicazioni importanti. E allora siamo partiti da sempre. Hanno individuato i cartelli stradali più importanti e i posti dove sono, quindi facendo un percorso dove sono situati. Dopodiché, tornando a scuola, hanno raffigurato praticamente i vari posti, realizzando sia il disegno e il plastico del paese, e anche facendo il disegno. E poi hanno raffigurato vari cartelli stradali, riconoscendo i cartelli di stazione, distinguendo quindi pericolo, divieto, obbligo e le direzioni principali. Dopodiché hanno fatto un grafico per vedere quali erano le cause principali di incidente. Hanno fatto una relazione scritta, un grafico per vedere. Abbiamo fatto un paragone a livello storico e parlando anche a livello religioso, il comportamento dell'uomo, come si comporta l'uomo di fronte a una situazione di incidente. E abbiamo fatto, facendo il paragone, partendo dalla parabola del buon samaritano, siamo arrivati ai nostri giorni e abbiamo visto che il comportamento dell'uomo non è che cambia. Cambiano le situazioni, cambiano i mezzi di trasporto, cambiano anche le modalità per soccorrere una persona, però il comportamento è umano è sempre uguale. E siamo qui, abbiamo fatto una carrellata storica attraverso le strade come erano prima, le strade come sono adesso, e questo rapportando un confronto, e non soltanto a livello, diciamo, locale, a livello nazionale, ma siamo anche usciti fuori facendo un parallelo con il bilinguismo che c'è, facendo un parallelo in lingua inglese, come sono le strade, come il traffico e come gli avvenimenti, che più o meno è una realtà diversa, però comunque le situazioni sono simili. Le regole sono quelle, le regole della strada. Abbiamo, a questo che è stato aggiunto anche, non facendo una separazione, tutto concomitante, anche una questione di osservazione di logica, per quanto riguarda la correlazione sì, tra le situazioni reali, quelle immaginarie, e nello stesso tempo la frequenza.
La frequenza, quindi la logica, problemi creati in questo senso e poi facendo, sfruttando anche la conoscenza dell'euro, problemi mostrati sulla distanza, la spesa, tutto in lire, convertito sì, in euro, per l'utilizzo, per far sapere utilizzare l'euro del bambino. Però la cosa più importante che sta emersa dall'esperienza di questo progetto è stato di dire insegnare gli alunni uniti in un unico intento, quello di far arrivare a capire, cioè determinati comportamenti, determinate norme, senza essere separati in un certo senso, e tenendo sempre come punto di riferimento la scuola, l'educazione stradale, non soltanto a livello diciamo, di strada, quindi a livello di adulti, a livello di bambini. Perché i bambini durante l'estate escono in bicicletta, allora la maestra Maria Felice con tante maestrie ha dato con dei disegni e le registrazioni giuste, ha fatto capire ai bambini qual è il comportamento che devono assumere, e evitando anche di usare il marciapiede a volte come vengono usate come corsia e non per la loro funzione. E poi siamo arrivati vigili, all'uso del semaforo, dove mancano i marciapiedi, cosa bisogna fare, quindi quei comportamenti corretti. La maestra mi sente, mi suggerisce maestra. E mi manca questo. Comunque il progetto l'abbiamo realizzato bene, in modo efficace. E purtroppo alla fine dell'anno ci troviamo un po' solo a luna, perché l'abbiamo massacrato. Il lavoro è stato ben organizzato, illustrato e raccolto in cartelline, sia in italiano che in inglese, e con tutte le materie svolte, in italiano, matematica, storia, geografia, studi sociali, religione, non è stato trascurato niente. Tutti gli ambiti sono stati tenuti presenti, sviluppati e svisceranno l'argomento. E questo è il risultato.